Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali per la realizzazione di progetti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nell'ottica di un rinnovamento delle istituzioni con l'obiettivo di renderle più semplici, veloci e competitive. Stamattina il ministro Zangrillo ha partecipato al workshop del Comune di Napoli nella sede di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II. Oggi investire sulla pubblica amministrazione significa investire sul futuro del paese, perché se vogliamo garantire servizi di qualità, se vogliamo garantire maggiore vivibilità, se vogliamo garantire maggiore trasparenza e maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche, dobbiamo partire da un grande investimento sulla pubblica amministrazione. Veniamo da troppi anni nei quali la pubblica amministrazione è stata vista come un problema, non come un'opportunità per il paese. Adesso stiamo pagando un prezzo alto per questo motivo, perché abbiamo poche unità di personale, l'età media della pubblica amministrazione è molto alta, non c'è stato quel ricambio generazionale fisiologico che normalmente era sempre avvenuto e che garantiva anche un passaggio di testimone, non si è fatto un giusto investimento su quelle che sono le nuove competenze. Oggi lavorare nella pubblica amministrazione non è come farlo 30 anni fa, ci vogliono competenze innovative, capacità di gestire la transizione digitale, avere una maggiore capacità di team building, di team working, avere l'attenzione verso una complessità sempre più grande che deve essere gestita ovviamente da una pubblica amministrazione efficiente, moderna e che abbia un giusto mix tra l'esperienza e la gioventù.